Diamo il benvenuto al primo ospite della giornata, Emanuele Fiori. Buongiorno Presidente. Buongiorno e buongiorno anche a tutti i telespettatori. Qualcuno dirà Presidente di cosa? Adesso ve lo spieghiamo. Emanuele Fiori da 3 anni è il Presidente regionale della FIAIP, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Ho detto tutto bene? Tutto perfettamente. Meno male come l'ero scritto, perché insomma ci vuole, bisogna essere precisi. A volte si sbaglia l'accento sulla P finale, diventa invece nel nostro acronimo la P finale è molto importante perché sta per professionalità e quindi ci dà questo tono, ci piace dare questo tono a quella P in maniera un po' più marcata, appunto per la loro professionalità. Esatto, perché siamo nel mondo dell'immobiliare, ma abbiamo questa caratteristica particolare, sono agenti professionali e sono agenti indipendenti, entreremo e spiegheremo tutto quanto. E 3 anni Presidente, in scadenza? Sì, a fine diciamo questo è l'ultimo anno per questo primo mandato e ci sarà il congresso a fine anno, agli inizi di ottobre. E poi ci saranno le votazioni per il nuovo presidente, per i nuovi presidenti provinciali e poi per il nuovo presidente regionale. È rinnovabile la carica? È rinnovabile, la carica è rinnovabile. Allora ricordatevelo, se siete tra quelli che devono votare, conoscerete bene il candidato allora a un'eventuale riconferma. In precedenza comunque 8 anni da presidente provinciale, insomma sì. Un'esperienza bella lunga. All'interno della federazione sì, sono ormai più di 20 anni che sono all'interno della federazione come dirigente, sia prima provinciale e poi adesso regionale. Sono contento e felice di aver fatto questa carriera federativa che mi ha dato molto aiuto sia nell'attività e spero di aver dato anche una mano a tutti i colleghi con i quali mi sono interfacciato, lavorato e cercato di dare delle direttive o di dare dei consigli molto, secondo me, utili per la nostra attività, insomma, non soltanto dal punto di vista semplicemente lavorativa, ma anche appunto anche federativo e anche con la collaborazione con l'opinione pubblica o quant'altro. Comunque è stato un periodo molto molto interessante. Una federazione che esiste dal 1976, ha sì. 45.000 operatori di settore, cioè su 45.000 sì, operatori sì, di sì. settore ha una bella fetta di assolutamente, associati. Assolutamente, gli agenti immobiliari in Italia sono circa 42-45.000 diciamo, e più di un terzo fanno parte della nostra federazione. La federazione, ci sono anche altre federazioni, ma e come dicevamo precedentemente, noi la federazione non ha, diciamo, un fratello maggiore, non è figlia di nessun'altra associazione più grande, è un'associazione completamente indipendente che ha nel suo statuto solamente la tutela degli agenti immobiliari, non ha, diciamo, filiarità. Certo, non è apparentata con quelle le associazioni di categoria, cosa che invece succede con altre federazioni che si occupano dello stesso tema, ma che in qualche modo diventano emanazioni e affiliazioni appunto infatti di altre. La nostra differenza sostanziale rispetto alle altre associazioni è che la nostra tendenza massima è quella di portare la professionalità e diventare professionisti del nostro settore. Perché fino ad oggi noi siamo considerati, adesso non vorrei entrare in termini re e non re e tutto il resto, ma ausiliari del commercio. Uh-huh. L'aspirazione massima e la nostra intendenza è quella di portare la nostra professione, farla diventare una professione, diventare dei professionisti. E quindi diverso da quello che momentaneamente siamo con la legge 39-89, quindi ormai sono quasi 40 anni che siamo classificati in un certo modo, ma noi vorremmo trasformarla questa situazione in maniera un po' più professionale e attinente ai tempi di oggi e alle problematiche che ci sono e che noi stiamo affrontando e portando avanti. Entreremo anche in questi dettagli perché sono tante le iniziative che puntano a appunto professionalizzare ancora di più, sì, anche in forma burocratica il settore, perché il settore è già molto professionalizzato, però è ora anche a questo punto di chiudere il cerchio relativamente a tanti piccoli dettagli burocratici. Però abbiamo in regia, abbiamo un filmato, come quanto mi piace a me dire queste cose molto televisive, abbiamo un filmato di veramente pochi secondi, però vi arriva dalla sede nazionale, realizzato dalla segreteria nazionale, e di conseguenza ce lo guardiamo volentieri perché ci racconta in pochissimi secondi di cosa parliamo. Possiamo andare col filmato. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Agenti immobiliari, semplicemente di casa.
come è di moda adesso, 15 secondi nei quali si dice tutto, no? Molto rapido e conciso, ma esprime dei concetti fondamentali, perché è la trasformazione che noi stiamo vivendo negli ultimi anni, che il commercio in genere, comunque tutto si trasporta sul web, tutto è trasportato sul web, quindi c'è anche questa falsa illusione di riuscire a fare tutto tramite questa, diciamo, questa nuova piattaforma che è il web in generale, e in realtà non è così. Cioè, nel nostro ambito, nel nostro campo, come specifichiamo bene, sul web si vedono le case, poi per comprarle è un'altra cosa, per comprare occorre un agente immobiliare. Nel senso, le normative, le problematiche che ci sono oggi, la trasformazione che c'è stata comunque del mercato immobiliare fa sì che ci sia, sarebbe meglio, più auspicabile che ci sia un agente immobiliare professionale capace e sempre informato e capace di fare una compravendita sicura, per riuscire a dare una tranquillità sia all'acquirente che al venditore, per arrivare a fare appunto un acquisto con tutta tranquillità. Le problematiche che negli ultimi anni sono insorte, fondamentali, è la problematica che c'è tra la regolarità urbanistica e catastale, che negli ultimi periodi è stata sempre più stringente e obbligatoria per riuscire a fare un atto notarile regolare e in piena sicurezza. Adesso quando ci siamo sentiti al telefono, io ho detto: beh, comprare la casa è oltre che un argomento importante, perché è un momento importante, sì, non è una cosa, non è che stiamo parlando di comprare la giacca nuova. Ma così distinto, mi è venuto da dire: è una cosa complicata, per cui dovrebbe essere normale affidarsi a qualcuno che ne sa più di noi. E tu mi hai risposto: dovrebbe, ma non è sempre così. Però negli ultimi anni, negli ultimi periodi, c'è questa disintermediazione in maniera generale, portata a cercare la semplificazione delle cose che possono sembrare complicate, ma in realtà affidarsi a persone professionali capaci ti semplifica la vita. Invece oggi si tende a disintermediare, non soltanto nel nostro campo, ma su diversi campi. Ripeto, con il web è la cosa più facile che uno può pensare: guarda, sto guardando tante case, faccio, compro e vado. Ma è difficile, perché occorre appunto un professionista che ti dia questa possibilità di rimanere tranquillo, ma che esplichi tutte le caratteristiche necessarie per riuscire a portare in fondo la compravendita. Noi aiutiamo il venditore a vendere nel miglior modo possibile, l'acquirente nel miglior modo possibile, perché noi siamo in mezzo fra le due parti, non siamo il difensore di uno o il difensore dell'altro, quindi noi intermediamo fra le due parti, così facendo cerchiamo di dare più garanzia al venditore e tranquillità anche all'acquirente. La soluzione, cioè, io vedo sempre l'agente immobiliare, una vecchia vignetta o comunque una cosa che c'era dell'agente immobiliare, come un angelo custode. Nel senso che deve aiutare a realizzare i sogni delle persone che vogliono acquistare casa, perché in realtà nel comprare casa, si immagini una coppia giovane che vuole mettere su famiglia e tutto quanto, quindi ha dei sogni nell'idea di acquistare un immobile che è a loro necessario e che possa essere utilizzato per il prossimo futuro. Quindi noi cerchiamo di realizzare concretamente il sogno delle persone, sia nell'acquisto, che a sua volta non dice: ok, ho trovato la casa che mi può interessare, è importante per me per i prossimi 20 anni, il prossimo futuro, ma anche nella vendita, perché la persona che vende casa la vende per o alcune necessità particolari, oppure lo vende per riacquistare un'ulteriore casa, quindi realizza, certo, e poi a sua volta va a riacquistare un altro immobile. Quindi il nostro lavoro è un lavoro sociale. È chiarissimo. Io faccio una riflessione, no? Diciamo che c'è stata una bella ubriacatura quando si è capito che cosa si poteva fare col web, legata a questo discorso della disintermediazione, no? Io ho anche letto un libro, si chiama Uberization, l'hanno chiamata anche così perché Uber è stata la prima, diciamo, esperienza diretta di disintermediazione nel campo del trasporto privato, poi in Italia fermata, eccetera. Dopo questa ubriacatura, però, secondo me c'è stata la necessità di riposizionarsi da parte degli operatori, che se no subivano il rischio di sparire, e questo ha giovato, perché ha creato necessità di professionalizzazione, perché io penso che l'unico modo vero per proteggere una professione sia elevare il livello qualitativo della professionalità. E a questo punto qualcuno
magari anche complice qualche disavventura, o comunque ricollocandosi e dicendo: ma io di mestiere cosa faccio? Faccio l'impiegato, faccio il presentatore televisivo, non faccio il compratore di case, perché devo improvvisarmi compratore o venditore di case quando c'è chi lo fa di mestiere? Ecco, questo è un po' il succo di questo periodo storico, secondo me, nel quale è necessario ricollocarsi, e che potrebbe essere il motivo non tanto per l'azzeramento della disintermediazione, che a mio parere in certi campi ha un suo perché, quanto il superamento in certe categorie di questa illusione. C'è questa illusione, e noi combattiamo questa illusione, comunque non soltanto diciamo parlandone, ma anche in maniera concreta. La federazione ha ormai da qualche anno ha utilizzato un protocollo per tutti i loro agenti immobiliari, i nostri agenti immobiliari, che è una FIAIP, che ci permette di dare appunto un modus operandi uguale per tutti gli agenti immobiliari, che adesso vorrei elencare. No, certo, però diciamo un protocollo per interagire con l'acquirente e con il venditore, per fare appunto una compravendita sicura, per riuscire a dare tutte le risposte e a fare tutte le mansioni necessarie per riuscire ad arrivare a fare un rogito notarile concreto e fatto bene, senza dare possibilità di errori, di rischi a nessuna delle due parti, ovviamente. Ogni tanto mi piace fare delle sorte di riassunti, no? Per vedere se ho capito, e così a quel punto magari capiamo anche se è arrivato a casa, no? Cioè, comprare una casa non è solo trovarla. No, perché quella è la parte più facile, sì, paradossalmente. No? Comprare una casa non è solo trovarla, ovviamente, no? Questa è molto precisa la cosa. Ripeto, se vogliamo andare sul tecnico, allora la regolarità urbanistica catastale. Quando uno immagina che la piantina catastale sia la regolarità dell'immobile, è l'errore più grosso che si può fare, perché la piantina catastale non è probatoria, nel senso che occorre che ci sia il progetto depositato all'urbanistica, e lì il progetto deve avere la sua regolarità catastale, nel senso che deve essere uguale alla piantina catastale depositata. Quindi lì va fatto un primo controllo iniziale, poi andando all'urbanistica, dove c'è stato il progetto depositato, va fatto il controllo sul progetto se è regolare oppure no. Quindi non è così immediata: ok, la casa mi piace, è bella, lo voglio comprare, e come faccio adesso? Esatto. In quella fase lì il professionista, un buon agente professionista, esatto, un buon agente immobiliare, che ti semplifica le operazioni in genere e ti riesce a dare questa regolarità. Non è l'agente immobiliare che firma la regolarità, occorre che ci siano altri tecnici come i geometri, ingegneri, che abbiano poi la possibilità di asseverare la regolarità dell'immobile, dell'urbanistica, del catastale, e che non ci siano sorprese future, condoni non fatti, condoni, cose di questo genere adesso. Certo. Però noi iniziamo il tragitto per riuscire a fare questa compravendita sicura, e la federazione, con vari corsi costanti e continui che dà ai suoi agenti immobiliari, cerca di migliorare, elevare la professionalità dei loro agenti immobiliari per riuscire a dare queste risposte maggiori agli acquirenti e ai venditori. Non vorrei confondere la federazione con un franchising, assolutamente no. Noi siamo una federazione che è un sindacato che tutela i diritti degli agenti immobiliari e migliora la professionalità degli agenti immobiliari. Non siamo assolutamente... Esatto. Per cui voi non avete in qualche modo una riconoscibilità, come posso dire, con l'insegna. Cioè avete una riconoscibilità con il marchio di appartenenza alla federazione. Alla federazione, assolutamente. E questo è il consiglio che possiamo dare a casa. Assolutamente, no? Sono tutti professionisti indipendenti che hanno poi la affiliazione alla federazione, quindi il riconoscimento è il nostro adesivo fuori dalle porte, esatto, con la scritta FIAIP, associato FIAIP. Questo è il consiglio che possiamo dare a casa: se il presidente Fiori vi sta convincendo, sappiate che per operare con uno dei loro affiliati, associati, dovete verificare che ci sia questa appartenenza alla federazione. Da parte dei nostri associati sicuramente c'è la voglia sempre di dare un servizio molto professionale e di riuscire a semplificare, come dicevamo, la possibilità degli acquirenti e venditori per riuscire a fare questo
rogito in tranquillità, questo acquisto, certo, in tranquillità. Oh, la vostra federazione non si limita, diciamo, a curare la preparazione professionale e il rispetto di questi protocolli da parte degli operatori, ma va un po' più avanti, state cominciando a seminare con l'università, l'idea di fare un protocollo, l'idea di avviare anche un percorso di studi, che non esiste un percorso di studi per la vostra professione. No, purtroppo per noi momentaneamente non esiste, ma abbiamo le collaborazioni con importanti università nazionali, e con la Bocconi e con altre università nazionali che ci possono dare dei corsi, non dei corsi di laurea breve per intenderci, ma dei corsi universitari che ci danno a aumentare la nostra professionalità e le nostre conoscenze per essere ancora più pronti, preparati per essere come agenti immobiliari. La tendenza, come si diceva all'inizio, è quella di riuscire a portare la figura dell'agente immobiliare a diventare un professionista a tutti gli effetti. Quindi è un percorso lungo, ma ci riusciremo, insomma, non è una cosa che ci manca. Diciamo che fa parte della passione per il lavoro, sì, nel senso che da una parte avete ovviamente tutta una tutela nei confronti dei vostri associati, di quelli che decidono di far parte della federazione, sì. Dall'altra però c'è una passione vera per tutto il comparto del lavoro, perché seminare può voler dire anche poi che qualcuno diventa bravo, sì, e non entra a far parte dell'associazione. Io dico sempre, noi dirigenti federativi dobbiamo fare dei ponti, certo, dobbiamo creare dei ponti che dovranno essere passati poi dalle altri colleghi che dovranno arrivare dopo di noi, quindi riuscire ad avere dei contatti a livello della pubblica amministrazione con le università, da questa possibilità alla categoria, dei dirigenti della categoria, per riuscire a portare avanti un discorso iniziato, ma poi per ampliare poi la facilità dell'utilizzo sul territorio stesso, perché immaginati che se tu hai un buon rapporto con altri professionisti del settore, come geometri, ingegneri, architetti, commercialisti, e con la pubblica amministrazione, in questo caso l'urbanistica, che è il nostro settore, riesce ad avere una fluidità di lavoro migliore e anche più redditizio. Certo. Perché vediamo purtroppo oggi, in questo periodo di crawl down che sta finendo, però è un anno e mezzo che si lavora in smart working, che per alcune necessità è stato fondamentale nel campo pragmatico del nostro lavoro. Immaginate che per andare a fare un accesso agli atti, prima di un arco di una settimana si riusciva a fare, oggi mandando la mail perdiamo, o perlomeno scontiamo, 45 giorni, più o meno, anche giorno più giorno meno, adesso ci sono velocizzate le cose, certo, però è già perdere un mese e mezzo, vuol dire che le pratiche si allungano, un mese e mezzo. Certo. Quindi se tu una compravendita prima riuscivi a farla quando già c'è stato l'accordo fra le parti nel giro di 2 mesi, massimo 3 mesi, oggi è tutto molto più lungo, esatto, quindi sì. Siccome il tempo è denaro, lo sviluppo economico viene rallentato, certo, va messo anche questo, perché non dobbiamo dimenticarci che nella compravendita, all'interno della compravendita, dietro la compravendita c'è una filiera lunghissima di ulteriori professioni. Dice ok, fatto la compravendita, è stata la compravendita di 250.000 euro, fatto. No, perché dietro la compravendita, ripeto, c'è una filiera incredibile. Il mercato immobiliare è circa il 22-23% del PIL, del prodotto interno lordo. Quindi se si sviluppa e si velocizzano i meccanismi, l'economia è più veloce, c'è anche la possibilità di marginare di più, non per la singola persona, ma per l'intero comparto, questo, certo, è il concetto. L'elemento velocità, per quello poco che mi ricordo di qualche studio fatto di economia, è uno degli elementi che contribuisce al miglioramento complessivo di tutto il movimento economico. Rimasugli di economia. Esatto, rimasugli lontani. E questa autorevolezza che in qualche modo voi state costruendo, avete costruito in tanti anni, e che è, a mio parere, come dicevo prima, è l'unica vera garanzia di protezione di un servizio, mi ero preso un appunto. Passa anche attraverso questi 10 anni di osservatorio immobiliare che voi avete fatto? Allora, l'osservatorio immobiliare di Pesaro sono 10 anni che esiste, quest'anno la decima edizione che dovremmo fare probabilmente o fine estate o intorno a settembre, la pubblicazione assolutamente. E anche questo è quella, diciamo, responsabilità civile che l'agente immobiliare ha. Esatto. Perché noi siamo le uniche persone che sappiamo il valore reale e concreto di una compravendita. E a prescindere che siamo sul territorio, sulla strada quotidianamente,
ma siamo le uniche persone che poi sanno la conclusione reale della vendita. Cioè è un conto la cifra di richiesta, esatto, che uno fa, è un conto la cifra, esatto, finale. Allora, il bravo agente immobiliare riesce a mettere in vendita un immobile più o meno vicino al valore concreto del momento. Però la compravendita è sempre il risultato della richiesta e della domanda. Certo. Quindi, conseguentemente, noi e gli altri due, ovviamente, clienti venditori e il notai, sappiamo qual è il rogito finale, il valore, esatto, reale della compravendita. Esatto. E che spesso è diverso da alcune immaginazioni di alcuni, tornando al web, informazioni che, o certo, osservatori che ci possono essere dati e stilati dal web, perché loro hanno, diciamo, senza citare altre, loro hanno informazioni unilaterali, cioè certo, di richiesta. Esatto. Quindi se io un domani volessi mettere il mio immobile in vendita direttamente, non so perché, insomma, 1 milione di euro, in realtà sul mercato vale 500.000 euro, loro come base di calcolo hanno 1 milione di euro. Certo. Va a sballare i valori reali, esatto, in maniera incredibile. Questo può essere sia in positivo che anche in negativo. Certo, quindi certo, non c'è la realtà del valore di mercato. Del stesso valore di mercato, che si può rilevare solo appunto a posteriori, dopo che la compravendita è effettivamente stata fatta. E noi utilizziamo solo esclusivamente questi dati. Esatto. E con questo dato voi avete fatto questa mappatura del territorio, per cui voi sapete zona per zona, condizione per condizione, avete un sacco di indicatori, no? Torno indietro di qualche anno, perché come su Pesaro assolutamente abbiamo fatto questa mappatura per quanto riguarda la città, addirittura abbiamo suddiviso la città in 24-25 zone e nell'arco di 10 anni siamo andati proprio a specializzarci sulla situazione di alcuni quartieri, di alcune vie, sia la commercializzazione più o meno importanti e tutto il resto dal punto di vista immobiliare assolutamente. L'abbiamo fatto per tutta la provincia, l'abbiamo fatto per Pesaro, per Fano, per Urbino e tutti gli altri comuni importanti della provincia. Il mio sogno, la cosa che io mi ha portato avanti e sto portando avanti anche come regione, è di riuscirlo a fare a livello regionale, come hanno già fatto dei miei colleghi a livello nazionale, certo, altre regioni le hanno già fatto, e quindi mi piacerebbe seguire questo esempio. E posso dire tranquillamente che i colleghi di Ascoli a fine anno presenteranno il loro osservatorio immobiliare. Le altre province ci stanno provando, perché non è facile, perché riuscire a determinare le cifre, prendere i dati a tutti i colleghi è un impegno. Calcolate che l'impegno dei colleghi che partecipano è solo per la passione del lavoro che hanno, non ci sono altre situazioni, c'è solo la voglia di riuscire a migliorare la nostra professione e la qualità del lavoro stesso. Certo. Quindi questa è la cosa bella, molto molto importante sottolinearla, tutti i colleghi che si adoperano all'interno della federazione. La federazione ha vari consigli provinciali, per quante province ci sono nella regione, che sono composti da colleghi eletti dagli associati delle province, e poi ovviamente c'è il consiglio regionale, che è composto da componenti di tutti i consigli provinciali. Siamo in chiusura, l'ho tenuta in fondo la domanda, e a questa domanda la faccio all'agente immobiliare, perché naturalmente Emanuele Fiori ha la sua agenzia in Soria, tra l'altro, e allora all'agente immobiliare Emanuele Fiori chiediamo: come va il mercato immobiliare? Ah, il mercato immobiliare non ha avuto paura del Covid, e il Covid non ha fatto paura al mercato immobiliare, anzi, nel nostro campo è stato un acceleratore per quanto riguarda le richieste, soprattutto come ormai tutti sappiamo, per quanto riguarda appartamenti che possono avere delle appendici come mansarde o terrazze, oppure dei giardini, per dare più vivibilità, abitabilità alle persone che ne vivono dentro. Quindi è stata rivista la voglia di abitazione come un rifugio, non soltanto dalla pandemia, ma pensando anche un po' a posteriori, anche un po' più in maniera pragmatica, come un rifugio economico. Il nostro territorio abbiamo subito un paio di terremoti, sia certo, quello fisico che anche quello bancario, e quindi c'è stata questa ricerca costante e migliorata per quanto riguarda l'investimento immobiliare, che è sempre comunque importante e sicuro per un futuro medio lungo termine sicuramente. E aumenti di prezzi di conseguenza? Ma non troppi, diciamo che non sono scesi.
Quello è importante. Okay. Sono scese alcune case caratteristiche, hanno avuto una piccola percentuale di crescita, ma questo è facile da vedere anche dal punto di vista immobiliare, perché il mercato immobiliare del 2019 ha avuto circa 600.000 compravendite a livello nazionale, mentre nel 2020, in piena pandemia, quando sono stati chiusi per oltre 2 mesi in maniera iniziale, come ci ricordiamo, a maggio, ci sono state circa 560, adesso vado numeri tondi, 560.000 vendite. Quindi se noi andiamo a spalmare sui 10 mesi il numero di compravendite che ci sono state, sono le stesse che ci sono state nell'anno precedente. Quindi il mercato immobiliare non ha avuto paura del Covid, e viceversa il Covid non ha fatto paura del mercato immobiliare. Quello che posso dire è di utilizzare sempre agenti immobiliari regolari e professionali, e non utilizzare gli abusivi, che è una piaga enorme per la nostra categoria, che noi stiamo contrastando. Un po' in tutti i settori, ma da voi in particolare. L'abusivismo è per tutti i settori, ma nel nostro settore negli anni precedenti era dilagante. Adesso un pochettino, con l'innalzamento della qualità, della professionalità del mestiere, della nostra professione, ha fatto sì che insomma ci sia questa distinzione palese tra l'abusivo, che non ha né arte né parte, può creare delle grosse problematiche sia economiche che penali rispetto all'agente immobiliare professionale. Assolutamente, la differenza è sostanziale. Bene, e allora con questo monito a resistere alla tentazione del fai da te in questo campo, che tutto ha bisogno meno che appunto di improvvisazione. Noi ringraziamo Emanuele Fiori per essere stato con noi oggi e averci raccontato tutta la situazione del mercato immobiliare. Siamo sicuri di aver dato delle indicazioni importanti anche a casa, perché il tema è delicato, importante, spesso ci si investe non solo una parte economica ma un bel pezzo di vita nell'acquisto di una casa, per cui credo che valga la pena insomma soffermarsi a riflettere su quello che ci siamo detti. Grazie e ringrazio tutti i telespettatori. Bene, grazie a tutti allora, e a questo punto andiamo in pubblicità, torneremo subito dopo con il secondo ospite della giornata, il Presidente del Consiglio Comunale Marco Perugini. Restate con noi.